Buongiorno mister, iniziamo questa conferenza per quel che riguarda la partita Messina-Avellino. La prima domanda arriva da Pellegrino Marciano, Prima TV, che appunto chiede una presentazione della gara Messina-Avellino e quali sono le insidie che nasconde questo match. Una gara naturalmente difficile come lo sono tutte, equilibrata contro una squadra che naturalmente si è rinforzata, che ha fatto le ultime due gare 6 punti, anche col Crotone ha fatto un'ottima gara perdendo di misura, quindi una squadra che ha ritrovato naturalmente convinzione, fiducia. Fino a qualche settimana fa sembrava lontanissima dalla zona salvezza, invece con questi risultati si è rimessa in corsa e quindi affronteremo la squadra sicuramente con grande determinazione, vorrà batterci. Annibale Discepolo, il mattino, ricollegandoci alla domanda di prima, le chiede se appunto i due pareggi con Gelbison e Monopoli, quindi potenziali 4 punti persi, unito magari al poker di arrivi, possono rappresentare una sorta di svolta psicologica e dare quel qualcosa in più per fare da molla proprio sotto l'aspetto psicologico in questo momento. Ah, io più che 4 punti persi direi 2 punti guadagnati, perché io credo che dobbiamo finire di pensare che se giochiamo col Catanzaro, giochiamo col Pescara, giochiamo col Crotone, siamo contenti di non perdere, mentre tutte le altre partite sono d'obbligo i 3 punti, dove tutte le altre squadre sono scarse. Invece assolutamente non è così. Sono tutte gare equilibrate, anche perché lo ribadisco ancora una volta, in questo momento siamo gli stessi di 3 mesi fa, dove la squadra aveva fatto 8 punti in 9 partite. Siamo stati bravi tutti a fare un bel percorso, inanellare ottime prestazioni e ottimi risultati che ci hanno permesso di guadagnare posizioni, di fare 21 punti in 13 partite e naturalmente vogliamo consolidarci, vogliamo ancora di più crescere, vogliamo naturalmente fare risultato, però ripeto, anche con i nuovi arrivati naturalmente inizierà un nuovo corso. Per quel che riguarda il campo, Pietro De Concilis, Radio Punto Nuovo, le dice sì, la partita di Messina dovrà essere una partita chiaramente giocata un po' più, meno di fioretto, ecco, considerato il campo che si va a trovare, anche considerato il maltempo. A tale proposito, un giocatore come ad esempio Di Gaudio può fare più fatica su un manto del genere dal primo minuto, questo lo porta a fare determinate scelte, a lei, diciamo, nella scelta della formazione. Io cerco di far scendere in campo quelle che mi danno migliori garanzie per il tipo di gara che voglio fare. Noi siamo attenti a tutti gli aspetti, naturalmente dobbiamo essere bravi a calarci subito nella realtà che andremo ad affrontare domani. Quindi pronti a vedere come sarà naturalmente il campo di gioco e quello che ci permetterà di fare, quindi essere bravi subito ad adeguarci, ad adattarci, per fare il tipo di partita adeguata a quello che, ripeto, ci si presenterà questa gara. Passiamo al mercato, Mister TT Festa Sport Channel le chiede se l'attaccante dei suoi desideri resta Marconi, le caratteristiche precise che cerca comunque in quel ruolo, mentre il giornale dell'Irpinia, Rino Sciuscia, sempre parlando di mercato, sottolinea magari a suo modo di vedere la necessità di un terzino e di un mediano a sostegno della fase passiva. Si trova d'accordo con questa analisi e qual è appunto la sua riflessione sul mercato? Ah, quello che posso dire è che naturalmente il mercato non è chiuso e che poi le valutazioni finali le farò naturalmente il 1º febbraio. Perfetto, Marco Ingino, ultra Avellino, le chiede a proposito dei nuovi, come stanno i nuovi arrivati? Ah, stanno in linea generale, stanno bene, si sono sempre allenati, naturalmente hanno bisogno di minutaggio. Per quel che riguarda la formazione, al netto dell'assenza di Tito per squalifica, ci possono essere delle novità anche nella coppia centrale difensiva? Ma sicuramente ci sarà perché hai avuto un problemino, quindi non sarà della gara, quindi sicuramente dietro qualcosa cambieremo.
Perfetto, arriviamo a Domenico Abbondanto, lo Sport Avellino. Il Messina nelle ultime uscite è apparso assai equilibrato con il 4-4-2. Tra le chiavi del match, quanto conteranno i duelli sulle fasce e la possibilità appunto di liberare il campo agli esterni? Detto in precedenza, troviamo una squadra che ha ritrovato entusiasmo, fiducia, quindi una squadra che con questo 4-4-2, 4-2-3-1 ha trovato i giusti equilibri, cercando di essere abbastanza ermetica, nello stesso tempo efficace in zona gol. E come sempre sono tutti duelli individuali in tutte le zone del campo che fanno la differenza, non solo sugli esterni. In chiusura, domanda posta sia da Pietro De Concilis che da Pellegrino Marciano, se può chiarire i ruoli in cui vede più a loro agio sia Tunkarà che Mazzocco e Tunkarà che cosa aggiunge per caratteristiche a questa squadra? Allora, Mazzocco è una mezzala fisica, di gamba, bravissimo negli inserimenti, mentre